E sono al telefono con Ivana Spagna, veramente la regina della musica italiana. Ciao Ivana. Ciao, buongiorno, ciao. Grazie mille per essere al telefono con me e parto subito con la prima domanda. Sei uscita con un singolo pazzesco, a me piace tantissimo. A Natale crolla il mondo. Titolo apocalittico. Titolo apocalittico, ma non lo è. Può esserlo per qualche persona, questo è di sicuro. Ecco, voglio chiarire che non è una catastrofe, tanto speriamo veramente che non succeda quello. Però a Natale crolla il mondo, il suo senso. Questo brano io l'ho scelto, me l'hanno proposto degli autori molto bravi. Io dico i loro nomi comunque perché se lo Certo. meritano: Andrea Nardinocchi, Andrea Amati, Stefano Paviani, e poi la Iannelli e Paolo Valli. È un team di autori giovani che lavorano per Raff, Neck, Dear Jack. E quando mi hanno proposto diversi pezzi, questo mi ha colpito subito perché mi sembrava quasi scritto per me, che io di solito le mie canzoni me le scrivo. Invece questo mi ha colpito tantissimo, il senso di Natale crolla il mondo è questo, cioè a Natale purtroppo non si firma l'armistizio per non soffrire, non No. esiste questo ancora, non è. E se perdi delle persone che ami, se perdi o fisicamente o comunque anche nei rapporti di coppia o in maniera molto peggiore, se perdi e se stai male a Natale, stai malissimo. Lo Perché so. se stai bene, stai benissimo per questa atmosfera di amore che si viene a creare, anche in maniera spontanea, davvero. Ma se stai male, stai malissimo. E per me il Natale, a me sembra veramente una lente di ingrandimento. Senti tutto amplificato, il bene e anche la sofferenza. E il senso di a Natale crolla il mondo è proprio quello, ti crolla tutto intorno se perdi chi ami. E infatti alla fine dice se te ne vai, e questo si chiude Se te ne vai, veramente, si esatto, spiega, è spiega la chiave di tutto. lettura della canzone. E c'è una frase che mi piace tantissimo, quando dici, quando canti, la verità sopra ogni cosa non si sposa con la felicità. Mi È piace vero, tanto è questa vero. A frase. volte io sono per la verità assoluta, no? La sincerità assoluta, però tante volte forse non paga. Io forse ho chiuso delle mie storie, non forse, io ho chiuso delle mie storie per delle bugie, ma perché dopo non mi vedevo più di fronte alla persona come la vedevo prima, perdo la fiducia, se mi vengono dette delle bugie, io perdo la fiducia e non è più il rapporto bello come lo vedevo prima. Però tante volte la verità lo vedo che non paga, anche il fatto di essere sinceri, onesti fino in fondo, magari raccontare un timore o una verità. A volte purtroppo è brutto a dirsi, ma tenere occultato forse per non ferire o per difendere un qualche cosa, forse paga di più, ma non appartengo a questa categoria per cui sono destinata forse a non essere felice. E io la penso come te, meglio essere coerenti e invece che appunto vivere in un mondo di ipocrisia, non trovi? Assolutamente, Allora, assolutamente, sì, innanzitutto sono d'accordo. è bellissimo il video, ti trovo in grandissima forma, sei bellissima, poi vestita di bianco, questo video fantastico, sei bellissima. E poi voglio parlare di questo 2016 che è un anno importante per te, perché insomma sei appunto regina della musica italiana, sei stata regina della disco, hai ricevuto dischi d'oro alla carriera, milioni e milioni di dischi venduti, insomma 30 anni di carriera quest'anno, 30 anni, sì, sono tanti, non 30 anni. avrei mai immaginato nemmeno io ad arrivarci perché quando ho iniziato con Easy Lady, vabbè che allora, cioè, sono 30 anni di discografia, ma avevo iniziato prima, io con un gruppo suonavamo nelle discoteche con mio fratello, facevamo musica dance, facevamo ballare la gente, poi giro dappertutto. Ecco perché dopo quando abbiamo cominciato a fare produzioni ci è venuto più naturale usare sia la lingua inglese In che di italiano. fare dance perché era la realtà nostra che avevamo vissuto per tanti anni, ma non avrei mai veramente immaginato di arrivare a 30 anni di carriera e grazie al cielo continuare ancora ad andare avanti. E continuare alla Io grande come stai facendo? com'è? No, dico, e continuare alla grande come stai facendo con la carriera? Speriamo davvero. Comunque quest'anno volevo fare questo album proprio per festeggiare questi 30 anni, però non era finito come intendevo io, ho detto non devo farlo uscire solo per rispettare un termine, devo quando esce essere felice, felicissima e orgogliosa, poi che piaccia o che non piaccia bisogna sperare solamente il cielo che piaccia, ma
se non siamo convinti noi in prima persona, allora dico sempre, caspita, ho mancato il trentennale, magari dico, lo posso chiamare, abbiamo fatto 30, faccio 31 e lo faccio uscire l'anno prossimo. Mi fai benissimo, ma in questi 30 anni di carriera, insomma, sai, è tempo di bilanci, no? Perché alla fine, sì. Poi so che domani è il tuo compleanno, giusto? Esatto, quindi insomma, bilancio per la carriera, bilancio per il compleanno, insomma, se ti guardi indietro e vedi la Spagna degli inizi e la Spagna di adesso, cosa vedi? Ti manca? Provi tenerezza? Ecco, quello stavo dicendo io, la Spagna dell'inizio mi faceva tanta tenerezza, ma ti spiego il perché. Perché ha avuto cose bellissime davanti, riconoscimenti, soddisfazioni, gioie, le cose a un lavoro che era la mia passione e che lo è tuttora, ma quella Spagna non sapeva ancora cosa le avrebbe riservato la vita, per cui mi fa tenerezza quell'entusiasmo ancora che vedevo, quella spensieratezza quando dopo di botte ne ha prese, come ne prendiamo tutti quanti noi. Tutti i giorni. Quello mi fa effetto, sapere che quando uno inizia la vita, dico anche per fortuna, non sa cosa gli spetta, perché ci sono cose bellissime, c'è chi è più fortunato nel senso che prova più gioie che dolori, ahimè. Io ero più dall'altra parte della bilancia, anche se ho avuto grandi soddisfazioni da parte del lavoro, da altre parti sono stata penalizzata. Ecco, la cosa proprio è la tenerezza che mi fa quell'immagine di quella ragazza, di quella donna che non sapeva cosa le avrebbe riservato la vita, per cui proprio quella l'immagine che ho. E sempre parlando del mondo della musica, in 30 anni è cambiata tantissimo. Tu come lo vedi, sì, questo music business? È migliorato, è peggiorato secondo te? Ma guarda, secondo me c'è il bello e il brutto in qualsiasi periodo, in qualsiasi genere di musica. Io mi ricordo che allora il Lady non la voleva stampare nessuno, che non la voleva nessuno come canzone, abbiamo dovuto stamparla io, mio fratello Teo e Larry, che era il mio compagno di allora, che eravamo i tre produttori della cosa. Quindi mettendoci i soldi vostri, giusto? Sono sempre state comunque difficili, allora non c'erano tutti questi talent, certo. Per cui non c'era la possibilità di andare in un talent in 2 mesi, uscire, avere questi risultati pazzeschi, no? No, lì era tutta una questione di salute che te la dovevi ripassare noi 12 anni nelle discoteche, poi stamparci il disco perché non lo voleva nessuno. Dopo, quando è successo, ha avuto quel successo che ha avuto, tutti sono venuti per chiedersi il contratto. Certo. Ma prima nessuno ce l'ha voluto fare. Ma infatti per cui secondo te la musica di oggi non è proprio usa e getta rispetto ad allora, magari? Dove no, sai cos'è? Che io non sento, ecco, sono rare le canzoni che restano il giorno d'oggi, eppure ci sono canzoni bellissime con belle melodie, non lo so cos'è, forse perché c'è talmente tanta musica. Forse troppa. Esatto, forse per quello c'è un intasamento che forse non ci si riesce neanche a godere e affezionare ad un qualche cosa, ad un pezzo, perché ci sono migliaia che entrano tutti i giorni, forse è quello. E tu hai parlato di reality, no? Che poi adesso è la porta d'accesso principale per entrare nel mondo della musica. Tu l'avresti fatto, cioè tu che arrivi dalla gavetta, mi hai detto più di 12 anni di gavetta, quella da sudare sui palchi di provincia ogni sera. Tu, Spagna, l'avresti fatto fossi una ragazza adesso? Ti butteresti in un talent? Io l'avrei fatto, certo che l'avrei fatto. E sono d'accordo anche che sono dei trampolini bilancio importantissimi per i ragazzi, perché è uno sbocco incredibile questo. L'unica lato negativo della medaglia è che chi riesce in 2 mesi, perché lì succede in 2 mesi che diventi famoso, no? Certo. Perde, secondo me, tanti perdono il contatto con la realtà. Allora, poi, a chi va bene, benissimo, gli è andata bene e non si rende conto di altro, anche se ha una visione un po' distorta di quello che è la vita, di quello che è un lavoro, che perché è sempre anche un lavoro oltre che una passione, perché vede tutto troppo facile, mentre non lo è troppo facile tutto, e lo può essere per 2 mesi, ma dopo, la cosa che ho notato in tanti ragazzi o ragazze che subito sono arrivati al botto e dopo invece le cose sono cambiate, sono ritornati a fare il lavoro di prima e tutto, queste sono botte incredibili, perché sì, sono degli scontri con quella che è invece la realtà, quella vera di questa vita, perché la vita non è un gioco e tutto deve avere un senso, la preparazione della gavetta è quello che ti aiuta
farti le ossa. affrontare le botte che arrivano dopo. Perché, e Esatto. allora una cosa che mi sento di dire ai ragazzi, l'unico consiglio che mi sento di dare è: ragazzi, cantate se volete cantare solamente perché è la vostra passione, non per diventare famosi. C'è una differenza abissale, perché tanti vengono in camerino da me nei miei concerti e mi dicono: voglio diventare famosa come te, cosa devo fare? Io dico: lascia perdere subito allora. Se vuoi diventare famoso, lascia stare. Se vuoi cantare perché ami cantare, allora è un'altra cosa, perché se lo fai per passione succede qualcosa di bello. Magari dopo c'è una botta, una batosta, ma tu continui a farlo perché è quello che ami, è la tua passione, e magari facendolo ancora con passione qualcos'altro torna fuori ancora di buono. È l'approccio che deve essere diverso, deve essere mosso da una grande passione. E infatti appunto era proprio questo, era un consiglio da dare ai giovani e tu l'hai dato in modo veramente splendido, perché anch'io ne incontro tanti di giovani e ho notato una cosa, che hanno tutti questa fame di fama, vogliono tutti diventare Esatto. famosi e quando chiedo sì, però cosa vuoi fare di altro, no? E loro dicono, eh no, voglio fare il cantante, e faccio sì, però preparati un piano B, no? Sei d'accordo, Spagna, ci Esatto, vuole un piano B o assolutamente, C nella assolutamente. Guarda, vita? io non ho neanche avuto il tempo di pensare al piano B, perché io cominciato cantavo allora, cantavo nelle discoteche, mangiavamo uova insalata con mio compagno di allora, perché non avevamo neanche soldi per pagarci la pizza, prendevamo la pizza solo a lunedì quando ci pagavano durante la settimana, Certo. pagavamo a cambiali tutto quello che prendevamo, mangiavamo, non mangiavamo, non ce ne accorgevamo perché era proprio la passione che ci muoveva. Questa si è attemprato, e quando sono uscite le difficoltà, perché dopo il lavoro, senza accorgermene, è diventato la mia attività, ma senza accorgermene. Sicuramente, se non avessi fatto la cantante, io ho fatto anche la segretaria quando ero più giovane, ma sicuramente mi sarei inventata qualcos'altro. Beh, Io certo. amo fare mille cose, ma l'importante è quella differenza che è di base, innanzitutto la passione. E poi, se c'è un periodo di preparazione, sono come le fondamenta di una casa. Se arriva il Esatto. primo scossone di terremoto, se le fondamenta sono fatte bene, magari regge la casa, se no è lo sfacelo totale. È la stessa identica cosa. E questa veramente è una lezione di vita straordinaria da parte di una donna straordinaria come te. Fatelo dire, Ivana Spagna, sei veramente eccezionale come donna. Sì, per carità, niente di eccezionale, solamente tanta vita vissuta e basta. E ti faccio l'ultima domanda. Ho letto da qualche parte che passerai il Natale, un Natale tranquillo con i tuoi gatti, perché abbiamo questa passione in comune che amiamo gli animali, soprattutto i gatti. È Oh, vero? io amo tutti gli animali, io Tutti, tutti. farei un parco immenso, non lo zoo perché odio lo zoo dove sono chiusi, ma dove raccogliere tanti bambini, cani, gatti, capre, tutto. Metterei tutto insieme perché io li adoro. Gli animali io li capisco, forse sono una bestiaccia anch'io, ma li capisco bene. Se io trovo, vedo, io li guardo. E riesco a farmi capire, o si avvicinano, ma anche animali che non ho mai visto. C'è Si una. crea empatia, Sì, giusto? assolutamente, Sì. assolutamente, perché avvertono che io li rispetto, che gli voglio bene, che non ho mai fatto bene a nessuno, che ho mai fatto del male a nessuno. Gli animali sono molto più sensibili di noi, sentono tutto. Siamo noi che non capiamo loro, ma loro ci capiscono E come, benissimo. E infatti. comunque. Il Natale, io la vigilia ho ripreso da qualche anno a passarla insieme a mio fratello, perché noi avevamo rifiutato proprio il Natale, proprio per la perdita dei nostri genitori, di persone Certo. che amavamo, e non volevamo più festeggiarlo. Poi ci siamo ritrovati e ho detto: Teo, dai, siamo io e te, ci troviamo. Abbiamo cominciato a festeggiare la vigilia, ci troviamo, stiamo a cena insieme, ma il Natale sono tanti anni, 15 anni, non lo so quant'è, che io lo passo da sola con i miei gattini, Oh, che sempre, bello. perché li È sono i miei affetti, dolcissimo. non vado mai da nessuna parte perché così sto a casa con loro, e mi sembra la maniera più bella di festeggiarlo, perché si festeggia nell'amore. Ecco, io sono circondata d'amore. Oh, che bello, è fantastico. L'ultimissima domanda, cosa ti aspetti da questo 2017 alle porte? Speriamo che sia diverso dal 2016 e dal 2015. Quello è sicuro, speriamo. Speriamo, speriamo, no, perché sono stati per me 2 anni pesantissimi, ho cambiato tutta la mia vita, ho cambiato tante situazioni, situazioni sentimentali, chiusa,
proprio è stato un cambio totale, cambi che andavano fatti, chiusure che andavano fatte, per cui è stato praticamente quasi un ricominciare da zero per la prima volta. Speriamo che sia un po' più sereno, ecco, di questi 2 anni, sarebbe già una vittoria. È perfetto, allora io ti auguro buon Natale, buon anno e tanta fortuna per il tuo nuovo disco che quando verrà, verrà, perché come dici tu deve uscire quando brava, vuole uscire. Esatto. E soprattutto tanti auguri anche a te, che sia un Natale sereno, che sia un anno sereno, la serenità che auguro, io dico sempre, quella che non ho ancora trovato io. Spero che la troviamo tutti insieme, che la troviate tutti voi, perché la serenità è importantissima, tanto insieme alla salute, la serenità è importante. Veramente grazie ancora per questa intervista e ripeto, sei una donna straordinaria. A presto. Ti ringrazio, sei troppo carina, grazie, auguroni. Ciao, auguri, ciao. Ciao, ciao, ciao.